Allora, adesso entriamo un pochino di più magari nel novero del tema, diciamo, del simposio di oggi, no? E è la volta di Giacomo Morettini, è la prima volta che Giacomo ci fa una relazione con il segno di fedele. Quindi no, no, non è così, non so se l'hai fatto. Quindi sì, diciamo che è per fino a un certo punto la new entry, quindi no, no, vabbè. E quest'anno ci farà un discorso sulla figura di Prometeo, intesa però in chiave appunto in relazione al tema che trattiamo. Signori, a voi Giacomo Morettini, prego. Grazie mille a tutti, grazie a Roberto, grazie agli amici che comunque tutti questi anni mi hanno sostenuto. Sì, parlerò di Prometeo, parlerò della figura di un altro personaggio che è un demone ebraico, citato tanto nella Bibbia quanto più che altro nelle apocrifi dell'Antico Testamento. Il nome di questo personaggio è Azazel. Azazel l'abbiamo conosciuto anche qualche anno fa in un film che era Il tocco del male con Denzel Washington, probabilmente qualcuno di voi l'ha visto. Azazel, vediamo, fa parte di una delle cerchie degli angeli, una cerchia di angeli che sono caduti, tant'è che il titolo originale di quel film in americano era Fallen, caduti. Indagheremo questi due personaggi, indagheremo l'origine del male sulla terra, quello che li accomuna e che cosa hanno lasciato al genere umano. Quindi l'origine del male, Azazel e Prometeo. Le apocalissi sono quei moniti che l'uomo si impone, cui cerca di allontanarsi, cui inevitabilmente converge. Appunto, analizzeremo figure ed aspetti di Azazel e di Prometeo che sembrano così simili eppure vicini nella loro formazione, ma allo stesso tempo lontani nello spazio e nei luoghi. Due mondi che, almeno per quanto riguarda il periodo di formazione dei miti in esame, non avevano avuto contatti o legami diretti. Parliamo appunto del pantheon dell'antica Grecia e del pantheon demonologico ebraico, giudaico. Procediamo. Divino e maledetto si fondono nelle figure di Azazel e Prometeo, due personaggi che rappresentano la stessa faccia di una medaglia meritatamente dimenticata. Azazel, come accennato, viene ridotto a un semplice demone ebraico, mentre Prometeo, sebbene riconosciuto più nobile nelle sue gesta, è ricordato solo come colui che rubò il fuoco agli dèi per farne un regalo agli uomini. Entrambi furono duramente puniti per le loro colpe. Analizzeremo separatamente i nostri sventurati protagonisti per poi studiarne i punti in comune. Quindi mi dilungherò un pochettino su Azazel, accennerò a Prometeo e in seguito metteremo in correlazione i due personaggi. Azazel. L'etimo del nome è estremamente controverso, tanto in ambito storico quanto in ambito teologico. All'interno del canone biblico, Azazel compare solo 4 volte in Levitico, nel capitolo 16. È il demone del deserto cui va spedito il capro espiatorio nel giorno della festa dell'espiazione, passaggio su cui ci soffermeremo più avanti. In Levitico 16, il nome originale, ecco, dobbiamo pensare che i miti e così anche l'evoluzione del nome dei personaggi, soprattutto in ambito semitico, la formazione del nome Azazel non nasce Azazel, ma nasce Azael. Soprattutto perché in ambito semitico, in ambito di alcune antiche lingue, la vocalizzazione delle parole non era prevista. O quantomeno non sempre prevista. Ecco perché il termine originale era più probabilmente Azael, non Azazel. E questo ce lo confermano anche ritrovamenti a Qumran con il rotolo del Tempio. La Bibbia dei 70 lo traduce con Apopompaios, colui che è fatto per allontanare o per essere allontanato, appunto il capo espiatorio che viene mandato, allontanato. La versione di Aquila lo traduce con Apolelumenos, colui che è stato rinviato, mentre la versione di Simaco, Apercomenos, colui che se ne va. La Vulgata si limita a un semplice caper emissario, appunto riferito al capro espiatorio. Le radici sono da ritrovare probabilmente in Azel, faccio una piccola e breve escursione, che è la forma riflessiva di andare, andarsene, da cui il Minik deriverebbe capro che se ne va, capro partente. Il capro espiatorio. Il Chain identifica Azael, quindi l'origine, il Dio è forte.
altri come il König, il forte che è caduto, sempre l'angelo o figlio di Dio, citato anche in Genesi 6, o nella forma aramaica, Azazel, il piccolo velato, un demone velato del deserto, o semplicemente la radice che il prince trova in andarsene, lui la identifica in capra e El come Dio, quindi la capra di Dio. E soprattutto un accostamento va fatto con il passaggio biblico di Levitico 18, di Levitico 16, dove i luoghi aridi, deserti, l'invocazione ad Eremum, ad essere allontanato, quindi andarsene, sono rappresentati come il soggiorno preferito degli spiriti maligni in diversi passi della Bibbia, anche nel Nuovo Testamento. Andando avanti, un'immagine più chiara la troviamo invece all'interno degli apocrifi dell'Antico Testamento, più precisamente nel libro etiopico di Enoch. Secondo la Genesi, Enoch è il settimo successore da Adamo, secondo il ramo di Seth, quindi il terzo genito di Adamo, dopo Abele e Caino. È l'unico patriarca citato nell'Antico Testamento che non muore, poiché Enoch camminò con Dio e non ci fu più, perché Dio lo rapì. Negli apocrifi scopriamo che Enoch è l'unico mortale che viene portato in cielo, quindi è stato rapito e portato in cielo, dove conoscerà le leggi che regolano l'universo e dove prenderà posto a fianco al trono dell'Altissimo, divenendo quello che in greco viene definito Metatron, colui che siede presso il trono. All'interno del libro dei Vigilanti, primo libro del Pentateuco Enochico, questo libro di Enoch è diviso in 5 libri, così come la Torah. Quindi sono 5 libri e il primo di questi libri è il libro dei Vigilanti. Azazel viene descritto come uno dei capi degli angeli addetti alla vigilanza degli uomini e del loro operato, appunto gli angeli vigilanti, che in greco è tradotto con egrigori. L'episodio fa riferimento a quanto accade anche in Genesi 6. Scusate. Ora, quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliole, avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliole degli uomini erano belle e si presero per mogli quelli che più fa tutti loro piacque. In pratica questi angeli, vedendo dall'alto la prole degli uomini, che comunque ricordiamo è fatta a immagine e somiglianza di Dio, effettivamente iniziano a nutrire qualche interesse per le figlie degli uomini e pensano bene di andare giù e divertirsi. Una piccola nota curiosa l'ho trovata in Ambrosiana a Milano. Perché nella versione della Bibbia di Aquila, Aquila è un cristiano riconvertito al giudaismo, che scrive in lingua greca dalla traduzione direttamente dall'ebraico. E lui si attesta di più a un degli etimi più facilmente di derivazione ebraica. E traduce il termine quando gli uomini cominciarono. Avvenne che i figlioli di Dio, al secondo verso. Lui non traduce figlioli di Dio, ma lo traduce più strettamente con figli degli dèi, degli Elohim. La nota curiosa è ripresa anche da Sant'Agostino. Nelle Civitate Dei, al capitolo 15, ve lo traduco direttamente, scrive: Aquila, infatti, che antepone un'interpretazione ogni tanto più ebraica, non interpreta con angeli di Dio, nemmeno con figli di Dio, ma con figli degli dèi. Curioso, eh? Il padre della Chiesa. Tutto il libro dei Vigilanti racconta e approfondisce la figura di questa particolare categoria di angeli, in una chiave molto introspettiva e psicanalitica. Loro agiscono e hanno un loro modo di pensare, una loro logica. In sintesi, gli angeli che dovrebbero vigilare sugli uomini, il loro operato e le loro compagne, appunto scendono sulla terra e si incontrano sul monte Ermon. Sullo stesso monte stipulano un patto secondo cui non sia il solo Semeiasa, il loro capo, il cui significato è il mio nome ha visto, a essere incolpato della volontà di generare dei figli con le donne degli uomini, bensì tutti coloro che si incontreranno su questo monte e che decideranno di giacere con le donne degli uomini patiranno eventuali pene provenienti appunto da questo crimine. Due entità distinte che si uniscono e che soprattutto imbastardiscono la razza. Viene poi fatto un elenco dei capi dei vigilanti, tra cui figura anche Azazel, ma nella sua forma grafica più antica, come Azael. Stipulato un patto, i vigilanti si scelgono delle donne e cominciarono a recarsi da loro, a peccare, e si unirono a loro.
sempre nel libro etiopico di Enoch. Continuando a leggere, sembra che il peccato della fornicazione però passi in secondo piano rispetto a quanto avvenga subito dopo. Gli angeli, in pratica, andando dalle figliole degli uomini, un po' forse per desgarli, un po' forse per dare qualche cosa in cambio di quello che facevano per loro, svelano alle donne i segreti dell'universo e che regolano le leggi dell'universo. Ma per di più, esse rimasero incinte e generarono giganti la cui statura per ognuno era di 3.000 cubiti, sempre in Enoch. Lo stesso passo è ripreso appunto in Genesi 6. C'erano i giganti sulla terra a quei tempi, e anche dopo, quando i figli di Dio si accostarono alle figliole dell'uomo e queste partorirono loro dei figli. Sono questi i famosi eroi dell'antichità. Alcune versioni della Bibbia però, dall'ebraico, lo traducono con erano gli uomini potenti, famosi fin dai tempi antichi, non gli eroi dell'antichità. Leggendo questo passo, però, non è del tutto chiaro se questi giganti, che in ebraico sono i Nefilim, fossero già sulla terra. C'erano giganti sulla terra a quei tempi, ma questi giganti c'erano già? Sono frutto dell'unione? Non è molto chiaro. Ma è curioso come San Gerolamo, nella Vulgata, traduzione in latino dall'ebraico, chiama questi Nefilim, in una glossa che lui ha fatto e che comunque è presente in alcune clavis, anche in Ambrosetta, li definisce cadentes. La radice, il professor Billino, che è stato anche qui alcune volte, la radice di Nefilim lui la fa risalire al termine nafal, che indica cadere, scendere in basso, venire giù. Ma lo stesso San Gerolamo, nel commento alla Vulgata, scrive, qui è citato in latino, ve lo ritraduco, nella forma ebraica è così, abbiamo così la formula. In quei tempi, in Diebus Illis, coloro che erano caduti, che erano scesi, erano sulla terra. Questi sono i Nefilim, oppure, secondo alcune versioni, Nisissim o Anafilim. E c'erano anche dopo questo tempo, quando si avvicinarono, entrarono in contatto, i figli degli dei, di nuovo, figli deorum, anche San Gerolamo, quindi la prima versione in latino, di lingua latina della Bibbia, cita tranquillamente i figli degli dei. I padri della Chiesa lo consideravano palese e per loro era pacifico che si parlasse di padri, di figli degli dei. Quando questi figli degli dei si avvicinarono alle figlie degli uomini e queste generarono loro, questi erano forti, il frutto dell'unione. All'inizio chiamati uomini, ma Simmaco, quindi un'altra versione della Bibbia, lo interpreta coloro che derivano dai cadenti, da coloro che erano caduti, oppure giganti violenti. Quindi i padri della Chiesa ci suggeriscono di guardare oltre il velo del dogma per giungere alla verità. Altrettanto poi lo storico Giuseppe Flavio porrà le basi per quella che era la nostra ricerca in comune tra Azazel e Prometeo. Infatti nelle antichità giudaiche scrive: molti angeli di Dio si unirono a donne, generarono figli orgogliosi, disprezzanti ogni virtù, pini della fiducia nella propria potenza. Le stesse cose che i greci attribuiscono ai giganti sono tramandate a proposito di costoro. A questo punto, una volta che vengono generati questi giganti violenti, questi non riescono più a essere sostentati dagli uomini e iniziano a peccare contro gli uccelli, contro gli animali e a mangiarsene e a berne il sangue. Anche qui il sangue è un elemento esecrabile, tant'è che gli ebrei mangiano la carne laddove non sia presente sangue. Ma gli angeli continuano a corrompere gli uomini e i loro insegnamenti. Proseguendo nel libro di Enoch, leggiamo: e Azazel insegnò agli uomini a far spade, coltello, scudo, corazza da petto, a lavorare l'oro e a farne oggetti d'uso, e mostrò loro quelli che dopo di loro, in seguito al loro modo di agire, quindi dopo di loro, una prescienza, una predizione, una rivelazione, un'apocalisse, quello che sarebbe avvenuto, e istruì riguardo le proprietà dell'argento, per farne braccialetti, ornamenti, e istruì sulle proprietà dello stibio e dell'antimonio, tingere ad abbellire le ciglia, le pietre, più di tutte le pietre preziose scelte, tutte le tinture e il cambiamento del mondo.
Questi sono gli insegnamenti da Zazen, forse più considerevoli nei campi, e nei campi più svariati rispetto a quelli degli altri angeli. Infatti anche gli altri angeli vigilanti lasciano qualche cosa alle figlie degli uomini. Non farò un elenco per ognuno, dirò brevemente che questi angeli insegnano agli uomini e vengono addestrati pertanto gli incantatori e i tagliatori di radici, i medici e gli erboristi. Viene insegnata l'astrologia, l'astronomia, il corso della luna e delle stelle. Il sapere e le conoscenze dei figli di Dio vengono divulgate ai figli degli uomini, ma tramite le donne, cosa che viene sempre dimenticato. Qui io non sono pro femminista o pro maschilista, questi sono i testi. Ma alcuni arcangeli scoprono i peccati dei vigilanti e vedono lo spargimento di sangue compiuto dai giganti stessi. Allora questi arcangeli vanno da Dio e gli si rivolgono. Come gli si rivolgono? Lo chiamano Signore dei Signori, Re dei Re, Dio degli Dei, denunciando l'operato dei vigilanti e soprattutto di Azazel, che ha reso manifesti i segreti del mondo che si compiono nei cieli. A questo punto Dio comanda ad Enoch, che appunto era ormai seduto presso il trono, di pronunciare egli stesso la condanna nei confronti di Azazel, di imprigionarlo nel deserto e di ascrivere a lui tutto il peccato. Ma perché il solo Azazel? Perché dunque di tutti i capi dei vigilanti, che ne vengono nominati 18, di cui il decimo è Azazel, perché di tutti i capi dei vigilanti soltanto Azazel? Soprattutto perché c'era stato un giuramento su Monte Ermon. Che cosa fa veramente scaturire l'ira di Dio? Che cosa di tanto speciale la figura di Azazel? Lasciamo un attimo questo demone e concentriamoci su Prometeo per poi capire esattamente che cosa gli accomuna. Prometeo è figlio del titano di Apeto e di Temi e Gea. Temi e Gea sono sua madre, per molti nomi in un'unica forma, come descrive Eschilo. È la madre terra, Gea. Prometeo, versatile e astuto, è il più ingegnoso e il più arguto della sua razza. Popolarmente conosciamo e ricordiamo Prometeo come colui che fa dono del fuoco agli uomini. In realtà Prometeo restituisce il fuoco agli uomini dopo che, in seguito alle sue azioni, alle sue malefatte nei confronti di Zeus, Zeus stesso glielo aveva sottratto agli uomini. In origine, probabilmente, Prometeo era Dio o più probabilmente un genio, un nume tutelare del fuoco. Egli era noto soprattutto ad Atene, dove esisteva nel quartiere dell'Accademia un altare consacrato al Dio. Da questo altare aveva inizio la Lampada Idromia, un'antica corsa di fiaccole, all'interno della quale la vincitrice di queste fiaccole avrebbe attizzato gli altari degli dei. In origine tale rito era prerogativa del culto di Prometeo, poi passato ad Efesto, per prendere un secondo tempo parte alle festività panatenee. Così l'evoluzione del mito vede in primo tempo Prometeo, questo nome tutelare, lasciare il suo scettro alla figura di Efesto, Vulcano per i latini. Prometeo è il più astuto e illustre di tutti i signori. In greco è Panton Arideiket Anakton. Anakton in questo caso significa appunto di tutti i signori, da una radice anax, anactos, in Esiodo. Prometeo, che etimologicamente significa colui che conosce prima, quindi il dono della prescienza, prevede come sarebbe finita la rivolta dei titani e si allea con gli dei dell'Olimpo, convincendo il fratello di Epimeteo a fare altrettanto. A seguito di ciò, Prometeo gode di estremo rispetto tra gli dei per le sue doti e per la sua astuzia. L'alleanza con gli dei, infatti, gli vale un certo numero di buone abilità che lui distribuisce saggiamente tra gli uomini. Infatti, egli educa gli uomini nell'astronomia, nell'astrologia, nella matematica, nella grammatica, nell'addestramento degli animali, nella navigazione, nella medicina e nelle arti divinatorie, tutte, nessuna esclusa, e nei segnali del fuoco e della metallurgia. Un bel giorno, però, accade nella piazza di Mecona, durante un concilio tra dei e uomini, per definire quali dovessero essere i poteri di ciascuna divinità, che è venuta l'ora del pasto, Prometeo sacrifica un bue da spartire equamente fra i due schieramenti. Accade che, volendo ingannare la mente di Zeus, da una parte le carni e l'interiore pieno di grasso pose in una pelle, nascosta nel ventre del bue, e dall'altra ossa bianche di bue, per perfido inganno, con arti disposte, nascose nel bianco grasso. In pratica, lui spolpa tutte le ossa, prende la carne, il grasso più bello, le infila e le nasconde sotto le viscere, che sono la parte meno appetitosa,
E quella è la parte appunto che mostra come è appetitosa. Dall'altra parte invece fa vedere le ossa che spuntano, un bello strato di grasso, e questo fa ingannare Zeus. Zeus comunque è onnipotente e onnisciente, sa dell'inganno, ciò nonostante sta al gioco e sceglie la parte con le ossa e il grasso, senza la carne. Allora si arrabbia come una bestia e gli uomini invece che, a cui aveva lasciato il boccone più prelibato e le carni, si arrabbia e sfoga tutta la sua ira sugli uomini, gli uomini che sono i protetti di Prometeo. Su questi uomini lui sfoga la sua ira dicendo: ah, a questo punto loro hanno il boccone più appetitoso, loro hanno la carne, che la mangino cruda. E gli ruba il fuoco. E solo dopo il sacrificio di Prometeo, solo dopo il sacrificio di Mecona, che Zeus priva gli uomini del fuoco, come rappresaglia, come vendetta trasversale nei confronti del titano Prometeo. A quel punto il prode figlio di Iapeto, grazie all'aiuto di Atena, riesce ad entrare di nascosto all'Olimpo e accende una torcia al divampante carro del fuoco, carro di fuoco del sole, e a staccare una brace ardente. Celata la fiamma all'interno di un cavo di finocchio, Prometeo riscende dall'Olimpo, ritorna al genere umano, genere che lui amava, per dare loro il fuoco. Allora la collera di Zeus non ha più fine. Zeus, re degli dèi, brama vendetta e la trova tremenda, sopra ogni aspettativa, un flagello tanto più formidabile in quanto il genere umano non può che ritenere un dono prezioso, una donna. Pandora. Zeus comanda quindi ad Efesto di impastare terra con acqua e ci infondesse voce umana e vigore, e che il tutto fosse d'aspetto simile alle dei mortali. Ciascuno degli dèi partecipa alla creazione di Pandora, così chiamata perché tutti gli abitanti dell'Olimpo le donarono doni. Pandora rovina degli uomini industri. Pandora viene di fatto donata a Epimeteo, il fratello di Prometeo, che riceve il dono dal padre degli dèi, ignorando il consiglio fraterno di non accettare mai doni da Zeus. È Pandora, dall'animo di Cagna, ad aprire il vaso che scatena i mali nel mondo, che si trova a casa dell'ingenuo Epimeteo. Come già aveva fatto, Zeus trova la sua vendetta nei confronti di Prometeo in maniera trasversale, verso coloro che Prometeo ama e protegge. Il titano però patirà una punizione esemplare, essere incatenato nudo ad una vetta del Caucaso, dove un avido rapace gli divorerà le viscere e le carni immortali, inesorabile, giorno dopo giorno, anno dopo anno. E il suo tormento non avrà fine, poiché ogni notte, soffrendo crudelmente i morsi del freddo, il fegato gli ricresce. Cerchiamo di capire che cosa abbiano in comune questi due aspetti totalmente separati all'apparenza, ma che in fondo hanno veramente delle matrici in comune. Ci siamo dilungati nel descrivere a grandi linee, seppure come dei piccoli particolari, questi due esseri. Nel corso della nostra ricerca abbiamo riscontrato ben 8 punti in comune tra Zeus e Prometeo, 8 tra l'Union, che non possono essere un caso e che devono con ogni probabilità aver attinto ad un bacino di conoscenza preesistente. Primo punto, il fuoco. Consideriamo scontato che l'attributo principale del titano Prometeo sia il fuoco. Abbiamo visto che da principio Prometeo era conosciuto in Atene, città dove veniva officiato il suo culto in qualità di nome del fuoco. Le vicende che lo vedono protagonista confermano che gli fosse un tutore, un protettore del fuoco sacro. Allo stesso modo, Azazel, figlio di Dio, angelo vigilante, è della stessa natura del fuoco. Infatti, come gli altri angeli, viene così creato. Dalle pietre, che sono certamente le pietre cosmiche, sono le stelle fatte emergere da Dio dalle acque cosmiche, da esse Dio fa scaturire il fuoco, che è l'elemento più spirituale, e con esso infatti che egli crea gli angeli. E così dalle pietre fece scaturire un gran fuoco, e dal fuoco creai tutte le milizie incorporee, e tutte le milizie delle stelle, e i cherubini, e i serafini, e gli ofanim, e tutto questo lo fece scaturire dal fuoco. Questo è all'interno dei libri del segreto di Enoch il Giusto, ovvero la versione slava dei libri di Enoch. In un altro passo del libro dei segreti di Enoch scopriamo come delle milizie delle stelle facciano parte degli stessi vigilanti. Altrettanto, in un altro apocrifo dell'Antico Testamento, l'Apocalisse di Abramo, Azazel è assimilato al fuoco dell'inferno che egli trasporta con sé. Un passaggio curioso è come anche nel mondo islamico Azazil sia il nome del diavolo prima della caduta. Quindi Iblis, prima di chiamarsi così, si sarebbe chiamato Azazil. Scusate.
Per di più, così come promette di agli uomini il fuoco, gli educò nelle scienze e negli arti, tra cui la metallurgia, allo stesso modo Azazel insegna alle donne, quindi al genere umano, le tecniche per forgiare i metalli, abbellire i volti, la conoscenza sulle pietre e quello che dopo di loro e in seguito il loro modo di agire sarebbe venuto. Nel mondo ebraico, fuoco e forgiatura sono direttamente collegati. Da una matrice es, fuoco, vediamo se... Da una matrice es, fuoco, che nei dizionari teologici indica concretamente il fuoco, elemento naturale della civiltà umana, usato nella vita domestica e nel lavoro, nella lavorazione dei metalli. Altro passaggio in comune, il secondo. Loro sono i figli degli dèi, abbiamo visto che lo sono così per il padre della Chiesa e sono così anche nei miti greci. Prometeo, infatti, viene incluso nel numero dei titani, essendo figlio di uno degli stessi. I titani sono figli di Crono e quindi sono figli di Dio. Allo stesso modo Azazel, in quanto vigilante, è figlio di Dio, come ricordato in Genesi 6, che abbiamo visto prima. Nella stessa Genesi 6, nella versione della Bibbia dei Luzzi, una versione direttamente dalle antiche scritture degli anni 20, questi Nefilim dice che sono anche sarebbero stati, e ci dice, scusate, dice, e ci furono anche di poi. Questo passo, e ci furono anche di poi, di Genesi 6, si riferisce a numeri, a un passo di numeri, dove dice chiaramente la terra dove siamo passati per esplorarla è una terra che divora chi la abita, e tutto il popolo che vi abbiamo visto è di uomini di taglia alte. Là abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti, Nefilim, e ai nostri occhi eravamo come delle cavallette, estremamente piccole, così come loro avevano i loro occhi. Di questa razza di giganti, dell'origine del termine Nefilim, nulla si sa di preciso. Abbiamo visto che però Biglino ne trova una radice dal termine Nafal, cadere, coloro che sono caduti, che sono scesi. I figli di Anak, della razza dei Nefilim. Ma Esiodo definisce probabilmente il più astuto e illustre di tutti i signori, da Anax, Anactos. C'è una strana somiglianza dal punto di vista etimologico, molto curiosa. Curiosa somiglianza, ma a questo punto, se i figli di Anak derivano dai Nefilim, allora Anak è estremamente vicino ai Nefilim. E quindi da Anax, Anak, agli Anunnaki. Questa correlazione tra gli Anak, i figli di Anak, gli Anakim, l'ha citata Biglino nel suo libro, l'ha citata anche in questo simposio, credo l'anno scorso o due anni fa. Il termine Anax, come abbiamo visto, significa signore o padrone. Proseguendo, è universalmente riconosciuto quale che sia l'aspetto dei giganti, essere estremamente alti. I titani, loro fratelli, da parte di Crono, non sono da meno e sono sempre stati raffigurati come semi di divinità eccezionalmente alti, appunto gigantesche. Azazel, dal canto suo, è un angelo vigilante. Fa parte quindi di quella ristretta cerchia di angeli che, nelle traduzioni in lingua greca, viene chiamata grigoli e che, come cita sempre il libro dei segreti di Enoch il Giusto, gli uomini mi risposero: questi sono gli egrigori che da sé si sono separati, due principi, semigliati ad Azazel, e 200 hanno camminato a loro seguito e sono discesi sulla terra e hanno infranto la promessa sul dorso del monte Ermo per insozzarsi con le donne degli uomini, e dopo essersi insozzati il Signore li ha condannati. Questi piangono sui loro fratelli. Questi egrigori vengono descritti chiaramente come angeli che sono alti. Andando avanti, al quarto punto in comune, arriviamo all'olocausto, al banchetto. Abbiamo visto il sacrificio della piazza di Mecona, ma arriviamo al passo di Levitico 16 che cita Azazel. In questo passo, il giorno della festa dell'espiazione, Aronne, che è il sommo sacerdote, prenderà i due capri dal popolo della comunità di Israele e li porrà davanti a Yahweh, all'entrata della tenda di convegno. Consideriamo che Aronne è nel periodo dell'Esodo, quindi la tenda di convegno è una sorta di tempio più o meno mobile di una comunità pseudonomada. Poi Aaron metterà le sorti sui due capri, come se fossero dei biglietti. Una sorte per il nome della parola di Yahweh, che non può essere pronunciata, e l'altra per Azazel.
Aron offrirà il capo sul quale è caduta la sorta, quindi una specie di biglietto, un bastoncino, una pergamena su cui c'è scritto il nome di Yahweh. Porrà le sorti sui capri e quanto al capo dove è caduta la sorte per nome della parola di Yahweh lo offrirà in sacrificio per il peccato. Sull'altro invece imporrà le mani, vi infonderà tutti i peccati del popolo di Israele e lo manderà via nel deserto, là dove dimora Azazel, inviava da Azazel nel deserto. Questo secondo il Targum. Le sorti da gettare sono la fortuna che decide quale che sia il capro per Yahweh e quale quello per Azazel, ma la fortuna è amministrata dalla volontà di Dio onnipotente, pertanto il volere di Dio decide quale sia la sua parte e quale quella di Azazel. Analogamente abbiamo visto che a Mecona Esiodo descrive il giorno del sacrificio di Zeus, giorno in cui Prometeo viene chiamato a fare d'arbitro nella disputa su quale sia la parte per Zeus Dio e quale quella degli uomini protetti di Prometeo. Anche nella vicenda esiodea è il volere di Dio Zeus a scegliere la propria parte. Ma soprattutto queste due figure hanno in comune l'insegnamento nei confronti del genere umano. Tanto Azazel quanto Prometeo adempiono ad una vera vocazione di protettore e di insegnante nei confronti del genere umano. Questo concetto è stato in altre sedi analizzato lungamente negli anni 60 ed erano messi in correlazione l'intero numero di vigilanti con la figura di Prometeo. In questo caso analizziamo solo Azazel. Prometeo, infatti, insegna agli uomini l'astronomia e l'avvicendarsi delle stagioni, l'astrologia, tutte le arti divinatorie, la matematica, la grammatica, questo l'abbiamo visto. Ma soprattutto, come dice Eschilo, tutte le arti derivano ai mortali da Prometeo. Allo stesso modo, abbiamo visto come Azazel insegnò agli uomini a fare spade, coltello, scudo, corazza. Abbiamo letto prima il passaggio. Ma soprattutto, gli mostrò anche cosa dopo di loro, in seguito al loro modo di agire, sarebbe avvenuto. Questo dono della prescienza è tipico di Prometeo, in quanto Prometeo vuol dire colui che riflette prima, colui che conosce prima. Di certo però Zeus si irrita molto nel vedere che gli uomini diventano sempre più esperti e potenti, e questo è dichiarato chiaramente da Eschilo, ma allo stesso modo anche Yahweh si adira nei confronti di Azazel, poiché tutta la terra si è corrotta per aver appreso le opere di Azazel. Ma questi stessi personaggi sono la causa del male nel mondo. Secondo il mito greco, i mali del mondo sarebbero comparsi per il mito di Pandora. Abbiamo visto che ha aperto il vaso dal quale sono usciti i mali del mondo. Ma Pandora arriva sulla terra come dona immortali, quale vendetta per il furto commesso da Prometeo stesso. È lei in cui sono infuse in petto l'indole ingannatrice, le menzogne e gli astuti discorsi che trova in casa dello sposo Epimeteo il famoso vaso. Allo stesso modo, i vigilanti, le loro opere e le loro azioni sono considerate causa del male del mondo. Il frutto delle loro azioni sono la piaga che fa sì che la malvagità dell'uomo era grande sulla terra e che ogni progetto concepito dal suo cuore non era rivolto altro che al male tutto il giorno. Ma è sempre meno chiaro se questa causa sia la fornicazione oppure l'insegnamento di pratiche che avrebbero dovuto essere soltanto prerogativa degli esseri celesti. Ma è solo Azazel colui che riceverà il disonore supremo. Ascrive a lui tutto il peccato, abbiamo visto. Ma se tutto il peccato da scrivere ad Azazel, non è forse lecito affermare che egli stesso sia la causa del male del mondo, esattamente come per Prometeo, unica causa della creazione di Pandora? A seguito di ciò, i due esseri vengono condannati. In seguito al loro modo di agire, ricevono quelle che vengono ricordate come le peggiori condanne contenute in libri sacri o ispirati, entrambi condannati a perpetue torture. Prometeo viene incatenato mani e piedi ad una vetta del Caucaso, con inestricabili lacci, con legami dolorosi, costretto ad essere divorato nelle viscere da un famelico rapace. Similmente Azazel viene legato mani e piedi e oppresso sotto un cumulo di pietre tonde e aguzze. E il Signore poi disse a Raffaele: lega Azazel mani e piedi e ponilo nella tenebra, spalanca il deserto che è in Dudadel, che sarebbe in Dudael, che è una zona 12 km a est di Gerusalemme. E ponilo colà, e ponili sopra pietre tonde ed aguzze, e coprilo di tenebra, e che stia colà in eterno, e copri il viso con la tenebra, a che non veda la luce. E nel grande giorno del giudizio sia mandato al fuoco e fa vivere la terra che gli angeli hanno corrotto, e quanto alla vita della terra, annunzia che io farò vivere la terra, e che non tutti i figli dell'uomo periranno a causa del segreto di tutto quello che gli angeli vigilanti hanno distrutto ed insegnato ai loro figli.
Una vicenda del tutto simile è ricordata anche nel libro di Tobia. Allora Tobia si ricordò delle parole di Raffaele. Raffaele forse dalla radice Raghel, che vuol dire sorvegliante di Dio, è citato anche come angelo della punizione, da l'angelo Raguele, nelle fonti tradotte. Parole di Raffaele: prese dal suo sacco il fegato e il cuore del pesce e li pose sul portabraccio dell'incenso. L'odore del pesce arrestò il demonio che fuggì nella regione dell'Alto Egitto, più desertica rispetto a quello del Basso Egitto. Raffaele lo seguì e sull'istante ivi lo incatenò, legandolo mani e piedi. Che sia esistita una correlazione tra i due testi è palese. È possibile che i compilatori del testo di Tobia si siano ispirati ad una tradizione precedente per rimarcare l'esorcismo compiuto ed avvalorare il testo. In entrambi i casi, però, i due condannati sono costretti in territori desertici. Azazel ha come luogo della penitenza il deserto stesso, per antonomasia. Per Prometeo è il Caucaso, poiché raffigura i territori al margine della terra conosciuta, secondo gli antichi greci, e perché effettivamente sono disabitati per le sue angustie. Non sono però i soli territori desertici ad accomunare gli sventurati nella pena. Infatti essi dovranno doppiamente patire, essendo rinchiusi nei luoghi più lontani possibili dai propri creatori. Abbiamo visto che Temegea, per molti nomi l'unica forma, è la madre di Prometeo. Anche nel mito pelagico della creazione la genitrice del titano è riconosciuta in Temi. E quale luogo più appropriato se non castigare Prometeo nel posto più lontano dalla sua creatrice, la vetta del Caucaso, estremamente in alto a differenza della Terra? Allo stesso modo, in Esiodo, Prometeo è legato sopra di una colonna, il più alto possibile, lontano dalla madre Terra. Azazel invece è legato mani e piedi, ma è sepolto e rinchiuso in una voragine della Terra, ricoperta da pietre aguzze, a che non veda la luce di Dio, e sia perciò riposto nel luogo più lontano della luce di colui che lo ha generato. Tanto ad Azazel quanto a Prometeo è impedito di ricongiungersi con il proprio creatore, come pena ulteriore, in aggiunta alla sofferenza fisica. Trattando il genere apocalittico, però, dobbiamo giungere ad una rivelazione che sia la chiave di tutto il messaggio che recano le vicende dei due personaggi esaminati. Abbiamo visto come il frutto dell'unione dei vigilanti con le figlie degli uomini porta alla devastazione sulla terra. Sicché il Signore disse: io voglio cancellare dalla terra l'uomo che ho creato, uomo e bestiame, rettili e uccelli del cielo, poiché mi dispiace di averli fatti. Così la potenza di Dio si scatena sulla terra, sul genere umano, e per purificare la terra risorzata dal sangue e dalla malvagità degli uomini, occorre inondarla con un diluvio purificatore. Tuttavia, Noè trovò grazia agli occhi del Signore, poiché Noè era un uomo giusto, integro tra i suoi contemporanei, e camminava con Dio. Vediamo che l'alleanza di Dio con gli uomini, camminare assieme a Dio, viene confermata dal bisnipote di Enoch, che non ci fu più, ma lui camminava con Dio, come noi. Tutti noi conosciamo la storia che ne seguì. Noè riceve l'istruzione per costruire una grande arca, dove radunare una coppia di tutti gli animali del cielo, della terra e dell'acqua, e trovare riparo per sé e per la propria famiglia. Il diluvio si abbatte sulla terra, ma Noè viene salvato grazie alle istruzioni di Yahweh. Noè diviene il nuovo Adamo, benedetto dal Signore, che deve ripopolare la terra in saggezza e giustizia. Diluvio universale, però, è raccontato anche nei miti greci, seppur non riconducibile direttamente alle imprese di Prometeo, ma riconducibile alle imprese della sua stirpe, e comunque il consiglio di Prometeo e la sua dote di prescienza ha un ruolo fondamentale. Zeus, infatti, deluso del fatto che gli uomini abbiano acceso vari focolari sulla terra dopo che Prometeo gli ha ridato il fuoco, ma anche disgustato dall'impresa di Licaone. Licaone era re d'Arcadia, che aveva sacrificato un fanciullo a Zeus, mangiandone le membra cotte e stufate. Bene, questo sacrificio umano e la contaminazione con il sangue, come nel caso dei figli dei Nefilim, dei giganti, sono tra le pratiche più esecrabili tanto nella regione ebraica quanto in quella greca. È così che Zeus, pur avendo già punito Licaone e i suoi figli con la folgore e tramutati in lupi, si decise per un castigo diverso: sommergere nelle onde il genere umano, scatenando un diluvio dal cielo. In Ovidio. Ma Deucalione, re di Ftia, avvertito dal padre Prometeo, cui aveva fatto visita sul Caucaso, costruì un'arca e vi salì con sua moglie Pirra, figlia di Epimeteo e di Pandora. Lo stesso Zeus decide di graziare Deucalione, poiché non era mai esistito un uomo più buono e più giusto di Deucalione, né una donna più pia di sua moglie. Anzi, fa rinascere con lui il genere umano. Deucalione difatti si salva dal diluvio e approda dopo 9 giorni di navigazione sul monte Parnaso,
Lì ringrazia gli dèi e dietro consiglio dell'oracolo ripopola il mondo con l'aiuto della progenitrice Temi. Pertanto possiamo dire che non sia il solo diluvio a essere il conducibile tanto da Azazel quanto a Prometeo, quanto sia la rivelazione stessa e l'Apocalisse ad essere propria della natura dei due. Abbiamo analizzato otto aspetti diversi, tanti aspetti che provano un legame in comune tra un comune demone ebraico e una semidivinità minore greca. Ma per le loro gesta, per i loro insegnamenti e per le loro azioni, Azazel e Prometeo non possono venire ridotti ad essere secondari nell'evoluzione umana. Tanto più che se così fosse non sarebbero stati condannati dal Dio degli dèi con così tanta ferocia. Quale che sia stato il loro crimine, quello che più sovvertì l'ordine delle cose fu il fatto che questi abbiano donato all'uomo i mezzi per l'autosostentamento e la crescita. Infatti, nel libro dei Giubilei, altro scritto apocrifo, leggiamo che scesero sulla terra gli angeli del Signore, chiamati vigilanti, ad insegnare ai figli dell'uomo a fare giustizia e rettitudine sulla terra. Qui gli vigilanti vengono discolpati addirittura, come per premiare i loro insegnamenti. Non possiamo tralasciare che siano stati i loro insegnamenti a permetterci di evolvere e civilizzarci. Per questo sono puniti, perché hanno appreso un segreto abominevole e nella durezza del vostro cuore, quello dei vigilanti, lo avete raccontato alle donne e per questo segreto aumenta la cattiveria sulla terra. Un segreto che non sarebbe dovuto essere svelato, al punto che Zeus si indispone perché gli uomini diventano sempre più potenti, giorno dopo giorno. È nell'ignoranza che si governa con facilità. Ecco il perché della punizione. L'aver squarciato il velo della conoscenza ha fatto sì che l'uomo diventasse più potente, più simile agli dèi, e questo non era tollerabile. Ultima piccola conclusione, piccoli spunti di riflessione alternativa. Abbiamo detto che abbiamo analizzato diversi passi, otto tratti d'unione tra Azazel e Prometeo. Altri, prima di chi scrive, hanno teorizzato una connessione diretta tra Anunnaki e Anakim, abbiamo appunto citato Biglino, ovvero i figli di Anak. Abbiamo visto come Prometeo stesso venga definito illustre fra tutti i signori, utilizzando espressamente il termine Anactos. Abbiamo ipotizzato che se i figli di Anak, della discendenza dei Nefilim, sono della discendenza dei Nefilim, è lecito pensare che Anak sia molto vicino agli stessi Nefilim. E se gli Anunnaki abbiano, come spiega e come teorizza Sitchin, formato e plasmato l'uomo, altrettanto era in grado di fare Prometeo. Difatti, Prometeo aveva assistito alla nascita di Atena. Atena era stata partorita dalla testa di Zeus, che aveva inghiottito la madre quasi partoriente. Atena esce e ha la saggezza propria della madre Meti. Questa saggezza lei la infonde in Prometeo, gli spiega tutte le arti, arti che lui dopo spiegherà agli uomini. Ma oltre a queste arti c'è anche l'architettura, ma l'architettura è intesa come senso lato. Prometeo è in grado di costruire un fantoccio, un golem, un uomo cui però Atena può dare la vita grazie ai quattro venti. Tra le altre cose, Prometeo appunto apprende come plasmare e costruire gli uomini. Pertanto, lo stesso Deucalione, che è figlio di Prometeo, ma da nessuna parte si dice chi sia la madre, chi è veramente Prometeo? Chi sia stato creato da Prometeo, scusate, chi è pertanto Deucalione? Che sia stato creato da Prometeo, quindi che non sia suo figlio di sangue con una donna, con una titana, essa piuttosto che con una divinità, ma che sia stato creato, che sia una specie di fantoccio, una creazione, così come gli Anunnaki fecero con i figli dell'uomo, e che quindi che sia questa creazione dell'Anak Prometeo a ridare una discendenza agli uomini? Con questo io ho tutto. Vi ringrazio del tempo, spero di non avervi dato l'impressione di apocalittica e d'alta. Se mi permetti, Giacomo, credo che sia il caso di fare una piccolissima chiosa a questa tua interessantissima relazione. In pratica tu hai fatto un interessantissimo excursus che ha, dal punto di vista della tradizione e della mitologia, collegato la cultura ebraica e la cultura classica o ellenistica di visione. E quello che è abbastanza importante, credo, anche in relazione al tema che trattiamo oggi, è il fatto che sostanzialmente
questi antichi miti tradizionali, questi antichi popoli, ci dicono, lo dice la Bibbia, ma non lo dice soltanto la Bibbia, lo dice anche la mitologia greca, che in pratica in antico ci sarebbe stata una gran lotta o battaglia o guerra nel cielo, in cui entità superbe si sarebbero scontrate. E bene o male la terra sarebbe stata in qualche modo una sorta di campo di battaglia, o quantomeno di oggetto del contendere, in cui poi diciamo la razza umana avrebbe avuto poi un ruolo subalterno, ovviamente, di sudditi di queste entità superbi, che poi le si voglia chiamare angeli, angeli veglianti, angeli caduti, oppure appunto Nefilim, o Anunnaki, secondo la tradizione sumera, o appunto titani, anzi a questo riguardo mi sembra che tu non l'abbia fatto, ma vale la pena ricordare che una delle cose che più hanno imbarazzato i dottori della Chiesa e successivamente la Chiesa Cattolica, soprattutto in epoca anche più recente, è proprio il fatto della copula degli angeli con figlie. Essere incorporei. Esatto. Per definizione di molti, gli angeli sarebbero esseri incorporei. In realtà non è così. La Chiesa non ha mai definito dogmaticamente la natura degli angeli, per cui il buon cattolico, dentro di credere quello che vuole, credere che gli angeli siano esseri corporei e materiali, come pure che possono essere spirituali. D'altro canto, quanto di utile rompagita ci dice sulle gerarchie angeliche, la dice lunga. C'è una classificazione notevolissima, quasi una stratificazione degli angeli: ci sono quelli più eterei e più diciamo spirituali, ci sono quelli un pochettino più solidi, diciamo così. Quindi nulla di strano. No, quello che è però interessante, una delle cose che più ha creato problemi alla Chiesa, è un testo che vale la pena ricordare, sono le Antichità Giudaiche di Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio era, per chi non magari lo sapesse, è un po' il prototipo della figura letteraria di Giuda Ben-Hur, che è stato oggetto del romanzo di Wallace, no? E da cui poi è stato tratto ovviamente il ben noto film che tutti più o meno hanno visto. Ecco, Giuseppe Flavio era un nobile ebreo che partecipò eroicamente alla difesa di Gerusalemme nel corso della guerra giudaica, cioè quando le regioni di Tito e Vespasiano assediarono capitale di Israele, e naturalmente partecipò alla difesa di Gerusalemme, ma ovviamente le cose poi andarono come andarono. Lui partecipò a una sortita nel corso appunto di un'azione militare contro i romani, fu preso prigioniero e dal momento che era una persona assolutamente colta, che sapeva benissimo, oltre che ovviamente l'ebraico, solo il romano, il latino e il greco, si ritenne più opportuno non passarlo per le armi, ma diciamo utilizzarlo come intermediario o, se preferite, come traduttore. Poi fu preso a ben volere dai Flavi, e quando poi, poveretto, dovette semplicemente limitarsi ad assistere alla presa di Gerusalemme, alla distruzione del Tempio e alla successiva diaspora, beh, diciamo che gli è andata anche fin troppo bene di essere successivamente adottato dalla famiglia dei Flavi e di finire poi a Roma i suoi giorni come storico. Diciamo opere appunto di tipo storico. Uno è il Debello Giudaico, la guerra giudaica, che è comunemente reperibile anche in lingua italiana, è stata addirittura fatta l'edizione di Oscar Mondadori anni fa, e l'altro è meno facile da trovare, sono le Antichità Giudaiche, che è un'opera monumentale, che è la storia di Israele dalla creazione del mondo fino all'occupazione romana della Palestina. Ed è interessante perché in questa opera lui menziona dettagliatamente e espressamente appunto l'unione fisica fra gli angeli, figli di Dio, e i figli dell'uomo. E dice chiaramente, senza mezzi termini, quello che i giudei, gli ebrei, i suoi contemporanei credevano, e non quello che falsamente la Chiesa ha sostenuto per secoli, dicendo no, ma non possono essere falsità ed errore, non può essere così, invece è così.
gli angeli erano esseri corporei che si sono accoppiati fisicamente e geneticamente con esseri umani. Perché questo lo diceva praticamente la tradizione ebraica, senza mezzi termini. E addirittura non solo Giuseppe Flavio lo dice nell'antichità giudaica espressamente senza mezzi termini, ma addirittura è interessantissimo perché lui, uomo colto del suo tempo, fa un parallelo antropologico-culturale con la cultura greca e aggiunge e specifica che quello che è avvenuto in Israele è né più né meno quello che i greci dicono aver fatto in Italia. Quindi è interessantissimo questo discorso perché non solo si sposa perfettamente con tutto quello che ci hai dottamente illustrato, ma è interessante perché sostanzialmente porta avanti il concetto che effettivamente la guerra fra gli angeli, che avrebbe fatto variamente, insomma, con alterne vicende, una situazione semi-apocalittica sulla Terra nel lontano passato, è radicata nelle culture dei popoli medio orientali molto più di quanto non si pensi o non si voglia ammettere. Quindi questo va detto, effettivamente questa è una delle prime, possiamo chiamarle apocalissi di Eli, no? Che possiamo in qualche maniera menzionare. Poi naturalmente c'è chi può ritenere tutto questo attinente alla dimensione del mito e null'altro, e c'è chi invece può ritenerlo magari collegabile a qualcosa di ben più concreto. È comunque questo. Curioso che cioè, ci siano tanti passaggi in comune. Certamente. Ma infatti tu hai fatto un'ottima ricerca anche che mette in rapporto le due culture, e questo è molto importante, perché poi fa vedere che all'interno della tradizione, come dire, dei popoli indoeuropei, alla fine, le tradizioni sono comuni. Non dimentichiamo, per chiudere questa considerazione che ritengo opportuno fare, che in India, nell'India proprio storica, in epoca vedica addirittura, questo è riportato in numerosi testi indù, si parla con dovizia di particolari dei Deva, cioè degli dei che non sono altro che gli angeli della tradizione giudaica, i quali praticamente donarono, espressamente detto, ai primi re dell'India proprio storica, alcuni dei loro mezzi volanti, i rimana, i carri, diciamo, celesti degli dei, i quali erano mezzi armati, tecnologici, in grado addirittura di avere le stesse identiche caratteristiche dei mezzi volanti odierni, con armamenti ben descritti nei minimi dettagli, tipo il laser, che veniva in qualche maniera sparato da un arco circolare posto anteriormente alla prua del mezzo, no? Che si chiamava occhio di capila, ed era praticamente una parabola che concentrava il potere del sole sui rimani avversari a battevoli, e roba di questo genere. E addirittura c'è chi ritiene che la città di Mohenjo-Daro, nella valle dell'Indo, che praticamente corrisponde alla città di Harappa, roba del 3000 circa a.C., grosso modo, sia stata addirittura distrutta appunto dall'arma di Brahma, diciamo, sarebbe stata praticamente, che avrebbe praticamente bombardato questa città in quell'epoca lontana, durante proprio un conflitto fra gli dei, che avrebbero avuto però la terra come teatro e come teatro di battaglia. Questo è un po' di apocalisse. Un apocalisse, va bene. Grazie. Grazie a voi.